Ringraziamo Pippo Caffo, patron della Vibonese, che è con noi in collegamento. Buonasera Caffo, ben trovato. Buonasera, buonasera. Prima non potevo perché ero in della stampa, ma... Non si preoccupi, l'importante è avere l'opportunità di sentirla, anche perché è una stagione importante quella della Vibonese, sta tenendo alta la bandiera delle calabresi in una stagione davvero disgraziata. Ma parliamo dei numeri importanti che avete fatto finora, negli ultimi due turni un po' in flessione, poi magari lei ci dirà da cosa dipende, ma sicuramente una stagione straordinaria. Nessuna flessione, no, dal punto di vista numerico. Ecco, non solo quello. Sì, sono i momenti che cadono. Sì. Abbiamo preso un rigore, abbastanza. Siamo in dubbio, ma nei primi minuti a recuperare. Abbiamo pure colto qualche rete, due reti annullate per fuori gioco. Sì. Pure che ci siamo pure stati. Non è che non si è giocato, non si è attaccato, però le cose sono momenti che vanno come devono andare. Sì. Prendiamolo. Prendiamo per un buon punto, invece il Reale aveva già dimostrato fuori casa con il Sapone di imbattare, sì. Non era una cosa da poco, ma insomma, una nuova cura con Mister Marra che conoscono tutti, si vede la sua mano, poi hanno fatto tanta, come si dice, non ostruzionismo, ma insomma, molti cadute sul lavoro. Sì. Sì, ho capito il senso. Nel tempo non si è giocato quasi per niente. Ecco, quindi ogni secondo c'era qualcosa. Però è così e basta. Bisogna sì. prendere, perché le partite non è che possono essere tutte in discesa. Certo. Certo, ora Caffo, ecco, un campionato importante, più volte abbiamo sottolineato che voi non avevate il peso, ecco, di dover vincere questa, non avete il peso di dover vincere questa stagione, però si dice che l'appetito viene mangiando, chiaramente poi noi siamo lì, esatto, il nostro meglio per poter centrare un obiettivo, chiamiamolo minimo o massimo, dobbiamo ogni domenica scendere in campo per fare risultati. Sì. Se quando ce la facciamo come squadra ora, se quanto invece no, però si vede anche oggi Siracusa è andato a imbattare a Ragusa, non è che sì. è una grande squadra, però anche loro hanno perso modo bene che c'è lo scontro diretto Siracusa Trapani. Poi andremo noi a Siracusa. È un campionato lungo e tutto da giocare, dite. Voi effettuerete. Sicuramente farete correttivi, voglio dire, in tal senso. Ma aspetta, correttivi. Noi correttivi si vedrà che cosa è necessario farle. Per il momento la squadra funziona. Compreso oggi, abbiamo sì. sempre segnato, perché solo due partite, la partita di domenica con la Regina, la signora Regina che sta venendo giustamente fuori ora. Sì. E cosa ha fatto oggi che io nemmeno l'ho seguito? Oggi ha pareggiato 1-1. A 1-1. E con il Sapone. Poi abbiamo sempre segnato il sì. nostro 1-2-3 gol, ne abbiamo fatti sempre, cioè, non è che non c'è l'attacco, sono momenti importuni, la cosa per sapere qualcosa in più può essere avuto nel corso del campionato, ma si vedrà, il mese di dicembre è quello che può servire a fare dei correttivi, vedremo. Bene, grazie Caffo per l'intervento. Prego. Buona serata e alla prossima occasione. Un saluto a tutti ascoltatori. Grazie per l'intervento. Salutiamo Pippo Caffo, patron della Vibonese.